Ciao a tutti, nuovo video del Tutto Tech. Oggi parliamo ancora di Fire Stick TV, una soluzione che può dare ottimi risultati se per caso avete un problema di logo che rimane bloccato sul vostro televisore. Avete riavviato la vostra Fire Stick o comunque avete fatto un aggiornamento e questo rimane solamente col logo lì, fermo, non si muove e continua a caricare. Quali possono essere i problemi e quali possono essere le soluzioni lo vedremo in questo video, ma prima di questo vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e perché no lasciare anche un mi piace. Naturalmente condividete poi il video per poter far sì che il nostro canale continui a crescere. Bene, fatto il preambolo che era doveroso, adesso andiamo a vedere il problema e le soluzioni. Il primo problema che vi voglio sottoporre potrebbe essere quello della temperatura. Come vi dicevo in un video precedente, la temperatura della Fire Stick potrebbe elevarsi notevolmente e questo far sì che blocchi la Fire Stick TV con il logo impresso sul vostro televisore. Cosa dovete fare? Staccate la presa e la Fire Stick TV dal vostro televisore, la lasciate raffreddare per circa 5-10 minuti e poi la ricollegate. Questo dovrebbe dare la possibilità alla Fire Stick, una volta raffreddata, di riavviarsi. Ma se non basta, procediamo col secondo problema e soluzione. Un altro problema potrebbe essere l'alimentazione. Se avete collegato l'alimentazione della vostra Fire TV Stick tramite l'USB del televisore, questa potrebbe essere non sufficiente per poter alimentare in maniera corretta la vostra Fire TV Stick. Quindi vi consigliamo di utilizzare l'alimentatore che è all'interno della confezione in modo tale da avere sempre la corrente corretta. Il terzo problema potrebbe essere l'HDMI, magari quello del televisore. Se avete un HDMI che si è leggermente rovinato, questo potrebbe far sì che i contatti non avvengano in maniera corretta. Quindi la soluzione è staccare la Fire Stick da quella HDMI e andare ad utilizzare un altro HDMI. Meglio ancora se poi utilizzate anche l'adattatore maschio-femmina HDMI che viene dato in dotazione. Questo vi renderà più semplice il posizionare la Fire Stick sul televisore. Passiamo al quarto problema. Se continua a rimanere impresso il logo, potrebbe essere che un aggiornamento o magari avete scaricato un'app di terze parti, la Fire Stick ci metta un po' più di tempo a poterla caricare e ad assimilare, passatemi il termine. Quello che dovete fare è lasciarla accesa per tutta la notte. Questo darà la possibilità di poter eseguire tutti gli aggiornamenti e di prendere tutte le informazioni della nuova applicazione o del nuovo aggiornamento e probabilmente il giorno dopo avrete la vostra Fire TV Stick che funziona tranquillamente. Se così non dovesse essere, questo potrebbe creare un problema, come dicevo prima, di surriscaldamento. Ma ad esempio a me una volta è capitato, tenendo la Fire TV Stick accesa tutta la notte, ho dato la possibilità al prodotto di poter installare nella maniera corretta l'applicazione che era di terze parti e quindi magari non era del tutto compatibile. Ci sono delle volte poi che fare determinate operazioni non basta e allora si va al ripristino. Per poter ripristinare il vostro prodotto vi basterà tenere premuta la parte destra della ghiera, quindi in questa parte, in questa porzione, più il tasto indietro. Tenete premuto insieme per circa 10 secondi e in questo modo ripristinerete alle impostazioni di fabbrica il vostro prodotto. Comparirà, una volta fatta questa operazione, un countdown, si riavvierà la Fire TV Stick e questo vi darà la possibilità poi di ripristinare tutte quelle che erano le vostre applicazioni, eccetera, eccetera. Questa operazione potrebbe essere fatta anche dal menu, ma non ve lo consiglio perché se avete problemi a poter accedere, quindi non riuscireste ad entrare nel vostro menu. Se poi i problemi persistono, non si trovano soluzioni, non si riesce a far nulla neanche con queste 5 soluzioni che vi ho proposto, a questo punto contattate l'assistenza di Amazon che, se per caso siete ancora in garanzia, vi potrà sì dare qualche consiglio, magari eventualmente qualcosa in più, ma se dopo aver fatto vari tentativi non si riuscirà lo stesso a ripristinare il funzionamento del vostro prodotto, magari vi potrà effettuare la sostituzione del prodotto, certo sempre questo se in garanzia. Anche questo era un video che mi sentivo di fare perché secondo me è molto importante conoscere tutte le operazioni che si possono fare anche col telecomando o comunque soluzioni alternative per poter risolvere i problemi del nostro prodotto.
Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!